amici di Terra Verde per questo speciale di Entracque, questo bellissimo paese della Valle Gesso, iconico per il turismo. Non è facile precisare le sue origini, ma documenti esistenti presso la parrocchia e presso il comune parlano di origini ultracentenarie e di tradizioni immemorabili. Entracque in questa piazza meravigliosa, Giustizia e Libertà. Oggi siamo qui attrezzati, caro sindaco Pipino, che ringraziamo della tua presenza, per salire sui monti. Andremo là e andremo là, ovvero andremo dove c'è la gloriosa Biathlon Fondo, tutto quello che è lo sci nordico, e andremo nello sci club alpino, nella discesa, eccetera. Ecco, questo modo di Entracque, dove tu anche come sindaco, beh, nel tempo e per il tempo ci auguriamo, ma soprattutto come memoria storica, qui tanti campioni sono partiti e i successi sono nell'oggi, quindi qui da bambini si impara, poi si vince oggi, insomma, queste Alpi Marittime, questo successo che ha un marchio, la E di Entracque. Ma sì, abbiamo puntato molto sull'attività sportiva per i giovani, abbiamo due società sportive per quello che riguarda gli sport invernali, quindi una che pratica lo sci alpino e una che pratica lo sci nordico, Fondo e Biathlon. Otteniamo successi importanti, abbiamo circa 150 ragazzini tra l'uno e l'altro, di questi giorni, quindi la notizia super fresca, un atleta nostro dello sci nordico che pratica il biathlon ha vinto la medaglia d'oro in Corea alle Olimpiadi giovanili tre giorni fa, Carlotta Gautero. Siamo tutti orgogliosissimi, un nostro atleta quest'anno è esordito in Coppa del Mondo di sci di fondo al Tour de Ski. Insomma, è un bel laboratorio che consente ai giovani di praticare dello sport e di spingersi al livello che desiderano, cioè chi sogna di diventare un campione, se ha i numeri lo può fare, ecco, questo è importante, e questo ci crea anche un bel movimento turistico, perché comunque 150 atleti non sono tutti entracquesi o tutti di valle, anche gente che viene da lontano, perché qua sono seguiti bene. Abbiamo le giornate bianche sia per lo sci alpino sia per lo sci di fondo, è un grande lavoro di ricerca, ma poi anche la dimostrazione della serietà che c'è stata negli anni scorsi, perché una volta che le persone vengono qui a fare la giornata bianca ci tornano, perché è organizzato bene, perché i ragazzi sono seguiti, perché le piste ci sono. Quest'anno, fino alla settimana scorsa, eravamo l'unica stazione in provincia di Cuneo dove si poteva praticare lo sci nordico e una delle poche dove si poteva praticare lo sci alpino, quindi direi che c'è anche dietro molto lavoro, una situazione fortunata, e questo ci crea dei numeri importanti anche nel mondo della scuola, sì. E un pensiero a questo bellissimo paese d'Entracque, questo cuore di questa Valle Gesso, ma è un cuore particolare del Piemonte. Sindaco, qui si diceva l'inverno è calmo, la primavera e l'estate è viva, in realtà diciamo che ormai l'inverno anche qui è in movimento con lo sci, con le discipline dello sci, e l'estate, la primavera ormai è prossima, quindi Entracque è un paese che si vive davvero a tutto campo tutto l'anno, il Natale non parliamone, quindi sono momenti ormai di lavoro, la fiera delle patate, la patata d'Entracque, un cibo d'eccellenza, insomma, dal gusto all'atleta il fisico è curato, l'anima di chi viene qui non può che essere raggiante e solare. Sì, è un territorio adatto molto alle famiglie, oltre che agli sportivi, ci mancherebbe, ma anche molto alle famiglie, per cui abbiamo sempre delle persone qui, è belle in tutte le stagioni e ci sono delle iniziative molto importanti in ogni stagione, in alcune le hai citate, però voglio dire, c'è la possibilità d'inverno, tempo permettendo, c'è la possibilità di praticare lo sci alpino e lo sci nordico, in primavera cominciano le escursioni, quelle più vicino al paese, e poi man mano che la neve si scioglie, si arriva in quote più alte, e d'autunno ci sono le specialità gastronomiche, diciamo, dalla patata alla fiera, insomma, le cuiette, le famose cuiette, eccetera eccetera. Sì, in ogni stagione dell'anno Entracque riesce a curare molto le persone che la frequentano e che sono affezionate a questo territorio. E allora un sole che ci dice non allarmatevi, che la primavera sarà lì a breve, ma noi oggi viviamo la neve, e come dico io, là e là andiamo col pollicione di Entracque.
Eccoci qua, Entraco, sulla magnificenza di questa bellezza di montagne e su una pista. E la neve c'è, bellissima. Vediamo quanti sciatori si stanno croccando, quanti ragazzi sono qui pronti. Ma iniziamo a conoscere. Abbiamo salito a piedi sulla pista, quindi il fiatone c'è. Questa Entraco e neve, questo mondo della neve di Entraco e con lo Sci Club Entraco. E qui, Barbara, tu sei assessore, vivi il comune nelle varie sfaccettature, dal gusto ai profumi, alla neve, alle bellezze estive, a tutto. Ma questo Sci Club, una tua parola prima di conoscere chi si adopera veramente. Questo Sci Club è una parte di quel mondo della neve di Entraco. Esattamente, allora lo Sci Club Entraco è di vecchia data, diciamo, è storico qui nelle nostre valli. Sicuramente per Entraco è una peculiarità, perché qui su queste piste hanno imparato a sciare anche dei grandi big. Non dimentichiamo che Marta Bassino, la grande Marta, ha iniziato a sciare proprio sulle bambina. Piste, esattamente, sulle piste di Entraco. E quindi per noi, i nostri figli che si allenano quotidianamente nel fine settimana eccetera e si preparano alle gare su queste piste, per noi è veramente un onore poterle frequentare. È un valore in più di Entraco, e tanti sono i valori di Entraco, e questo è un valore in più. Siamo col presidente Piero Costa, buongiorno. Piero Costa, ecco, questo Sci Club, atleti quanti abbiamo visto prima, delle tutte verdi che siamo, ecco, un motivo in più, questo Sci Club Entraco. Noi, lo Sci Club Entraco è un'associazione sportiva, ci sono 40 giovani atleti allenati da tre allenatori, Fabrizio Pisano, Franco Pecchio e Manuel Audisio principalmente, più ci sono un gruppo di giovani che stanno crescendo. Lo scopo è appunto gare di sci alpino, quindi slalom e slalom gigante. In questa magnifica cornice abbiamo la possibilità di avere una pista dedicata in una stazione relativamente piccola, ma che ci permette di fare molto bene gli allenamenti e di avere un giro. E poi vincere. Vincere. E vorrei avvicinarmi, si spera, certo, avviciniamoci al segretario, perché i segretari sono poi quelli che alla fine, presidenti, assessori, ruoli comunali, ma i segretari sono quelli che tutto deve essere perfetto. Siamo con Stefano Manara, ecco, proprio vediamo gli sciatori, anche a ragion di camera, che si stanno arrivando qui sulle piste, ma essere segretario, ma c'è anche una grande passione per lo sci, quindi ci sarà sempre un animo che combatte. Perfezione come segretario in tutte le regole, ma poi in realtà questo sci è poi l'amore vero. Sì, quello che alimenta, diciamo, la nostra attività, che è un'attività sostanzialmente di volontariato, perché noi non lavoriamo per lo Sci Club, è vedere tutte queste divise verdi che davanti alla sede si ritrovano, partono felici di passare la loro giornata con gli allenatori e di svolgere un'attività sportiva all'aria aperta. E anche per noi, devo dire, il fatto di guardarli all'aria aperta, poter sciare vicino a loro, è un plus che ci portiamo a casa ogni weekend, insomma. E domanda che forse mi son perso, ma è già stata detta, ma la ripetiamo, mentre vediamo, guardiamo che belle, proprio a ragione di camera, le tute verdi che stanno andando, questi ragazzi dello Sci Club che sono saette, fulmini con gli sci, ormai i ragazzi sono così. Quanti anni dello Sci Club, cioè la sua storia, quando è nato proprio? Sì, lo Sci Club nasce nel 2007, diciamo che la gestione degli atleti parte da quando hanno un'età di 6 anni e li portiamo fino verso i 18 anni. Loro crescono poco per volta, appunto specializzandosi nelle varie specialità dello sci alpino, soprattutto slalom e slalom gigante, e appunto abbiamo la possibilità di avere una parte degli associati che sono valligiani, una parte che sono residenti di seconde case, che vengono soprattutto nei weekend. Un mondo che ama lo sport dello sci, soprattutto nei weekend. Sì. Il presidente si dilunga nelle parole, ma in realtà è proprio un mondo che ama lo sci. Siamo con lo Sci Club, diciamo grazie. E abbiamo questa immagine di neve meravigliosa, siamo sempre molte volte pessimisti, invece oggi ci si diverte con la neve ad Entraco, e noi proviamo a dire sì neve al mio 3, 1, 2, 3, sì neve!
Siamo con Sciatori, io oggi vi chiamo così, non c'è nome e cognome, ma Sciatori, maestri, Sciatori, eccetera. Questa entracco e vedere questa neve ci riempie il cuore di gioia. È stato molto bello, anche se c'è poca neve siamo veramente orgogliosi di quello che sia stato fatto. La pista è accettabilissima nonostante le situazioni drammatiche. E i bambini si divertono, si divertono, benissimo. Bambini, come va? Siete pronti? Sì! Bravi, bravissimi. Bambini, siete pronti sulla neve? Sì. Sì, bravissimi, avete voglia di sciare, bravi, bravi, bravi. Andiamo qui dalla signora, fatemi spazio. Venga, venga signora. Ecco, anche lei qui, eccetera, un aiuto a questi bambini. Insomma, lo sci oggi vince, il bianco è il colore di oggi. Sì, dovrebbe esserci un po' più di bianco, però no, saremo più è contenti. È un bel bianco perché vedo i bambini che sciano, sciano, sciano. Via bambini, via bambini, via bambini. Buongiorno. E siamo con l'amico Frank, qui dalla piazza, dalla piazza Giustizia e Libertà, qui siamo sulle piste. Oggi ti vedo felice perché i bambini uno dopo l'altro, uno per volta, ma salgono, salgono e scendono e salgono di nuovo. Quello è una bellissima giornata oggi. C'è tanti bimbi e ci divertiamo. E ci divertiamo. E tu gli dici andate che sciare è bello. E divertitevi. E qui bellezza, bellezza dentro acqua. Da queste piste bianche dicono poca neve, ma qui c'è. Oggi c'è la neve per sciare magnificamente bene. Siamo con l'architetto Gosso. Presidente dentro acqua e neve, Cuneo Neve, Cuneo Neve, entra acqua e neve è il tuo mondo. Questo non è una società mia, è la società tua, qui è veramente un mondo, ma entra acqua e neve è anche la bellezza, ogni paesano ha proprio entra acqua e neve sulla bocca oggi perché davvero questa bellezza, vedere paesini piccoli, alpini, che danno la possibilità, col fondo che vedremo dopo, col centro Gelas del fondo, e qui questa discesa meravigliosa. Beh, io dico che questo è davvero un fiore all'occhiello ad entrare, lo dico anche con commozione, talmente il mio amore per entrare, ma questo è un fiore all'occhiello importante davvero. Sì, ti ringrazio tanto, effettivamente tu sei molto gentile sempre nel tuo dire, però effettivamente è così, ne sono un po' convinto. Abbiamo lavorato molto. Ti ho convinto. Mi hai convinto, effettivamente. Abbiamo lavorato molto, è stata una grande fatica, tutto sommato, riuscire a avere queste piste uniformemente innevate. Quindi, sai, per noi apriamo circa il 60% delle piste che abbiamo in una situazione invernale come quella da adesso, e non è una questione di oggi, ma abbiamo già aperto nelle vacanze di Natale, quindi delle piccole stazioni siamo effettivamente forse una delle poche che riesce a offrire, infatti vedi la risposta con la gente, riesce a offrire quello che è una sciata per tutti i livelli, no? Anche dai bambini in avanti. La nostra grande fortuna è quella di essere l'impianto adatto per le famiglie, l'impianto adatto per i principianti. Come hai visto, la nostra scuola sci, vedi maestri che sono tutti vestiti come me, eccetera, ce ne sono parecchi che stanno lavorando a tempo pieno, e di questo sono molto contento perché è tutta economia che gira, economia che funziona in questi piccoli paesi di montagna, e quindi è tanto. Hai detto bene, economia che funziona. E poi un altro aspetto importante che dobbiamo sottolineare è la commozione, è questo l'elemento della commozione. Qui sono nati tanti campioni, certamente, oggi si festeggia anche una grande campionessa, lascio poi un tuo commento importante per il biathlon, ma qui proprio vedere questi ragazzi, ecco, che scendono tranquilli, che gioiscono anche di quello che era normale, che poi molte volte pensiamo che non sia più nella normalità, ma che invece c'è. E poi, come dicevi, qui uno che vuole iniziare a sciare, entracque è passato. È passato, infatti il nostro vantaggio, il nostro taglio che siamo riusciti a dare, diciamo, in questi ultimi 15 anni è proprio che entracque è diventato il campo scuola della provincia di Cuneo. Chi vuole imparare a sciare forse viene a entracque, poi quando saprà sciare a livello alto logicamente ci sono altre stazioni più importanti, eccetera, però effettivamente qui tutti iniziano, da come puoi vedere, e questo è veramente una cosa positiva. Poi ti dico, hanno iniziato con noi grandi, anche dei grandi personaggi. Scorso sabato avevamo qua Maurizio Bassino, il papà di Marta, come vedi ci sono un po' di manifesti in giro di Marta, perché Marta ha iniziato in quel campetto lì sotto, no? Proprio lì dove vedi
e lui può zoomare in quel pianorino lì sotto. A 3 anni Marta iniziava a sciare, a muovere i primi passi. Iniziava, facciamo 2 passi proprio lì, ecco. Lì. Tentano scivolare, per cui è pendente. Proprio lì, sì. Non vorrei fare io quegli scivoloni dell'infanzia. Vedi, laggiù dove c'è quel gruppetto di 3 bambini dello sciclub, laggiù in fondo, lui magari riesce a zoomare, è proprio il punto dove Maurizio veniva con la famiglia, si metteva lì, faceva un piccolo picnic mentre la bimba camminava, si muoveva, carinissimo, una cosa veramente. Queste sono le storie del tempo, dati anche in... No, dimmi. Voglio darti un'altra chicca, perché te la meriti. Fai maestri, e la vedi lì che scia ed è quella maestra là, c'è Simona Millano. Chi è Simona Millano? Simona Millano è la mamma di Carlotta Gautero, che ieri, in questi giorni, ha vinto 2 medaglie olimpiche nel biathlon. E allora arriveremo proprio da Simona Millano. Volevo fartela intervistare perché... Arriveremo. È veramente una carineria, una chicca. Un tuo pensiero importante, anche dati importanti, perché noi come Terra Verde siamo proprio sulle piccole cose che fanno grande i piaceri, i sorrisi. Entracque, questo Entracque Neve, questa società, questo mondo di Entracque della Neve, in una stagione che è ancora di venire, sì. Ma insomma tante persone passano. Sì, direi che sono abbastanza soddisfatto, sono abbastanza orgoglioso. Sono perché, migliaia. Sì, perché vedo che i nostri sforzi non sono andati nel vuoto. Il mio pensiero di investire, logicamente grazie alla regione e grazie al comune, devo sempre ringraziare comune e regione, perché se non avessimo dietro il comune molto disponibile e la regione che ci aiuta molto, non potremmo fare questo, questo è sicuro. E i nostri investimenti sono stati, mi hanno un po' seguito, sono mirati sull'innevamento, sul potenziale, quello che ci serve. Quanto c'è di innevamento a regime proprio? Ecco, Entracque Neve, quanto ha di innevamento? Ma guarda, noi riusciamo a innevare l'80% delle piste, volendo quasi tutte, spostando la neve. Logicamente bisogna fare delle scelte, che siano scelte mirate, bisogna cominciare a innevare il baby, il tappeto e poi la pista della seggiovia e poi si vedrà. Purtroppo le finestre di freddo non sono tantissime, quindi bisogna cercare di razionalizzare bene, essere molto sul pezzo, decidere, ma io ti dico la verità, io ho un caposervizio, Franco Giordano, molto attento, che fa anche il gattino, che effettivamente mi permette di sciare veramente con 10 cm di neve, perché lui la lavora con amore. Bene. E si vede, questa neve è davvero particolare, sì. E io da forse fondista, non sicuramente discesista, ma mi verrebbe voglia davvero di riprendere un pochettino, E qui proprio dallo Schirife, adesso arriviamo, caro Gosso, caro Roberto, adesso saliamo a incontrare Simona Millano. È Simona Millano, la mamma della campionessa, maestra di sci, sciatrice anche di livello certamente europeo, di grandi successi, ma andiamo, io ti lascio con gli sci e io mi incammino verso Simona Millano. Ci vediamo lassù, andiamo. Saliamo su questa bellissima pista d'entracque proprio per incontrare Simona, la mamma della campionessa, e per capire una mamma col titolo come sta. Vediamo, ci raggiunge anche adesso da questa bellezza di piste, ci raggiunge anche il presidente di Cuneo Neve, Gosso, e insieme viviamo questo momento che oggi è proprio la coccarda messa qui per Entracque, questo mondo di neve, ma questo mondo di sorrisi col bianco della neve. E
con questa fantastica discesa incontriamo certo il Gosso, ormai l'anima di questa entranque, ma anche Simona, la mamma di questa campionessa, campionessa che proprio mi ha fatto piacere questa mattina vedere questi striscioni, questo ingresso d'entracque, perché vuol dire premiare quella che è l'essenza. L'essenza parte sempre, sempre, ricordiamoci, delle piccole cose, nello sport, nel lavoro, nelle dedizioni, nei valori, in tante cose. E Simona, essere mamma di una campionessa è un'emozione, anche se la tua storia, insomma, la dice lunga, ma sicuramente hai una figlia che è una campionessa. Sì, una campionessa che deve continuare ovviamente a lavorare, è andata bene, basta. Sì. Va bene, basta. Lascio dire a te bene un po' di storia, di questa, ecco, la sua storia, quindi ti ricordi quando poi e oggi è campionessa? Sì, ha iniziato con lo sci di discesa, perché appunto io lavoro qui al comprensorio, e poi si sono appassionate allo sci di fondo e dal fondo poi sono passate al biathlon. Diciamo che c'è stata una bella collaborazione anche proprio con le maestre della scuola, perché già quando erano bambine, già solo all'asilo, facevano corso di fondo e loro l'hanno sempre seguito. E abbiamo ancora la fortuna di avere Amos Pepino e tutto il suo staff, sono bravissimi nella preparazione. Sì. Il Gosso ci suggerisce di livello alto, ma qui vedo, ecco, e anche lei i primi passi su queste piste. Ormai si dice entracque, proprio si nasce dopo le prime cose, dopo i primi vagiti, dopo le prime camminate da bambini, dove si va con i genitori, si va entracque. È una storia vera questa, entracque sono nati tutti qua. Sì, sia discesisti che fondisti, assolutamente, o biatleti. Sì, ci invidiano un po' tutti effettivamente. Mi invidiano tutti, io vedo già Gosso che freme, vedo gli scarponi che fremono. Io so che lo sciatore, una cosa che non bisogna fare è fargli troppe parole, ma io vi dico, scendete e ci rivediamo là. Intraacque, il suo nome dal latino intra aquas, significa località posta tra le acque, e tale appunto la sua posizione, essendo bagnata tre corsi d'acqua: Torrente Gesso, Rivo Bussette e Rivo Pramalbert o Colletta. E siamo qui e ti abbiamo incontrato, finalmente ti abbiamo raggiunto con Giorgio. È un piacere trovarti qui, uno dei maestri di questo mondo qui di Cuneo Neve, di Entracque Neve. Ecco, qui tanti ragazzi, adesso tu mi dici, Claudio, io lezione, ma io volevo una tua battuta, un tuo pensiero. Questi bambini meravigliosi, lezioni in neve, in questo mondo di pessimismo oggi mi sembra un piccolo sogno che regala Entracque. Beh, qui sì, c'è sempre un po' di gioia. Entracque Neve è Entracque, diventa un mondo familiare, lo facciamo per loro. Da qui nascono gli sciatori di domani, sono passati grandi sciatori, sciatori di tutti i tipi e le esperienze. Partire su queste piste ti permette di innamorarti di un mondo che sta cambiando, che l'inverno è sempre più difficile, ma lo sci resiste, resistiamo anche noi, e principalmente per loro, per permettergli di vivere queste esperienze. Ecco, e di continuare. Io voglio chiedere a voi bambini, voglio chiedere una cosa a voi bambini, ma il maestro Giorgio è bravo? Ah, ditemelo più forte, è bravo? E allora con Giorgio e i suoi allievi si continua qui a Entracque Neve. Thank you.
e io voglio andare alla seggiovia, voglio andare alla seggiovia per poi risalire, io voglio correre. Ok, io sono più veloce. Ah, vediamo. E si legge polenta e salsiccia e paninoteca, insomma siamo qui nella zona del Gran Viver, ma uno dei punti sicuramente di partenza, il punto di partenza della seggiovia, e noi andiamo per salire sempre più in alto. Ed ecco gli amici che ci salutano qui alla seggiovia. Si sale e adesso prendiamo la seggiovia e saliamo sempre di più. E vedete anche qui, proprio qui in questo piano, ci indicava prima il maestro di sci Gosso, il presidente di Cuneo Neve, ci diceva Marta Bassino, proprio qui i suoi inizi. E qui con la simpatia, ma anche la capacità di Giordano Gianfranco, caposervizio, il presidente mi dice è l'uomo della neve, colui che ci permette di sciare, da quanti anni e da quanto? Ho cominciato a 19 anni a fare questo mestiere, adesso ne ho 66, vado per i 67. E la neve la conosce come? La tocco, la carezzo. E sa come deve essere. Quando è il momento di lavorarla. Mi raccontava ad esempio ieri sera, Claudio, ti devo dire che io ero qua, ho sentito la neve, cosa fa? Ieri alle 9 sono venuto qua, ho detto, l'ho toccato, ho detto non è il momento di toccarla, bisogna lasciarla stare. Sono ritornato alle 11:30 e mi sono messo lì, l'ho messa a posto. E stamattina era bellissimo. È bellissima, ci sono davvero, guardiamo qui, guardi dietro di noi, qui guardi questa pista, che bellezza, no? Oggi dove l'uomo tendenzialmente tende sempre a essere un briciolino pessimista, molte volte a dire ma non va, invece guardi la bellezza qui dinanzi a noi di questa pista, è meravigliosa. Perché è stata lavorata al momento giusto. Al momento giusto. Se sbagliavo, se io la lavoravo alle 9 facevo un ghiaccio e era bruttissimo, non era sciabile. I segreti, quindi come dice davvero il presidentissimo, è proprio vero, ma stamattina anche il sindaco proprio ci diceva il valore di voi, il valore di questa area della discesa, del Gelos come fondo, il valore di quello che fa una grande comunità di Entracque. Grazie. Io le do la mano perché grazie a lei tanti anni ancora qui per permetterci di gioire col colore bianco. Grazie a voi, faccio il possibile, finché la salute me lo permette. Speriamo tantissimo. E qui arriva la seggiovia, raggiungo un amico Roberto qui. Caro presidente, qui siamo nel punto più alto, tu sei arrivato anche tu con la seggiovia, non dirmi che sei venuto su con gli sci, sei arrivato anche tu con la seggiovia, questo è il punto più alto. Sì, sono circa 1350 metri ed è effettivamente il punto più alto, l'arrivo della seggiovia e dell'impianto di Santa Lucia. Impianto di Santa Lucia, ecco, avviciniamoci perché c'è una curiosità qui, quando la neve lo permette. C'è una pista che è anche un po' un allenamento particolare per quelli dello sci club. La viviamo qui insieme, ecco, guardiamo questo sguardo bellissimo proprio di questa discesa.
Sì, la discesa La Vedi è una delle discese, forse la pista d'allenamento dello Ciclo, perché è una pista molto pendente, molto bella, con pendenza uniforme, molto adatta appunto a far slalom, e quindi durante, quando siamo in una stagione normale, lo Ciclo si allena sempre su questa pista. Si allena su questa pista. E curiosità, andiamo, io prima in entracque facevo il segno come un vigile con le braccia, di là la discesa, di là il fondo. Adesso andiamo di là perché c'è una curiosità. Sì, dai. E qui proprio camminando, tra uno sciatore e l'altro che arriva, ma camminando, raggiungo ancora Roberto, perché ecco, quando io facevo quei segni questa mattina, là la discesa, qui il fondo, ecco proprio là, e Roberto adesso ce lo descrive, vediamo le piste da fondo. Sì, questo è il nostro centro di fondo, lo si vede là sotto. Sifondo Gelas. No? Sifondo Gelas, sì, esattamente. Si vedono le piste, vedi un sacco di omini, anche piccolini, che stanno sciando, e quindi vuol dire che anche lì oggi è un buon sabato, e questa è una cosa interessante e positiva interessante. Per noi. Il caldo, caro Roberto, il caldo. La bellezza della montagna c'è sempre, e con te che ci saluti e ci lasci su queste piste, e noi scenderemo di nuovo là dove c'è tanti bambini, dove c'è la partenza, diciamo, la partenza della scuola sci, la partenza, ci vediamo lì magari, no? Ci vediamo lì alla scuola sci fra poco. Ciao, buona discesa. Voglio avvicinare a questi amici del Drake, delle tavole, io voglio capire qui come vi chiamate. Guido. Francesca. Guido, Francesca, io faccio così, mi appoggio anch'io qui sulla neve, e adesso però vogliamo vedervi. Come si dice quando uno dice lo sciatore scia, e chi fa tavola cosa fa? Scia. Anche. Sciate anche voi, sì. Con la tavola. Allora fateci vedere e vi auguriamo un bellissimo sabato di sole qui col bianco della neve. Vi aspettiamo, andiamo. Gli amici sciatori scendono, piccolini e adulti, scendono dalla seggiovia e iniziano la discesa, ma questa entracque è meravigliosa con la neve. Oggi comunque sembra, nonostante il clima, nonostante la poca neve, ma qui si respira bianco. Sì, nonostante tutto si riesce ancora a fare due curve, a fare un po' di lezioni per i bambini. Lezioni per i bambini, ci si diverte tutti insieme, sempre ad entracque neve. Com'è la neve andando? Com'è la neve? Bellina, dai. Bellina, si va. Com'è la neve? Si va. Bambini, tutto bene con la neve? Sì, via, sciamo, andiamo.